Buongiorno, eccoci live anche oggi che è lunedì, un'eccezione, ma in questo periodo ho tante cose da raccontarvi, quindi ho pensato di non perdere tempo, di farvi vedere altre cose. Stanno arrivando tante cose in negozio, stiamo facendo tanti corsi e voglio tenere aggiornate anche le persone che ci seguono sui social. Quindi appunto anche oggi vi voglio proporre un progettino che questa volta è dedicato alla resina, quindi non parleremo di scrap ma parleremo della resina. Abbiamo fatto un corso in negozio qualche settimana fa e è piaciuta, abbiamo fatto anche un make and take, quindi un corso gratuito su questa tecnica che vi faccio vedere oggi. Quindi voglio proprio parlarvi di questo, anche perché ha suscitato parecchio interesse ed è una cosa un po' particolare e un po' originale, che secondo me è carina anche come pensierino, come idea originale per un regalino a Natale, magari, appunto, visto che si avvicinano le festività. Voglio intanto ringraziare chi è venuto questo sabato in negozio. Abbiamo avuto ospite Tina della Coppia Creativa. Avete partecipato in tantissime, quindi niente, proprio un grazie soprattutto a lei che è venuta qui in negozio da lontano. È stata una bellissima giornata insieme a lei. Siamo andate tutte a casa, come ha scritto una nostra cliente sul gruppo, con tante fustelle, idee, ispirazioni. Insomma, è stata molto ricca come giornata. Ancora grazie. Allora, partirei appunto col farvi vedere quello che avevo in mente con la resina. Mi metto in postazione, diciamo, il cellulare, e vi chiedo di aspettare un secondo perché voglio fare un test, una prova per capire se riesco a farlo in contemporanea anche su Instagram. Voglio un attimo provare perché non sono attrezzatissima, quindi cerco, mi accrocchio un po' di cose per provare a fare su entrambi i canali, diciamo. Quindi adesso giro la telecamera, mi posiziono con col cellulare per condividere con voi. Ok, e adesso vi chiedo solo un secondino perché proprio volevo provare a far partire il tutto anche in contemporanea su Instagram. Quindi vi chiedo solo un secondino di pazienza per organizzarmi, visto che è la prima volta. Vediamo se funziona, se no, vabbè, abbandonerò questo mio progetto. Vediamo un po' se riusciamo. Allora, vediamo un po' in diretta e parto. Quindi, ci siamo, dovremmo esserci. Adesso si sta connettendo anche Instagram. Ok, buongiorno, siamo in diretta su entrambi i canali, mi sembra una cosa, un successone, spero di non far pasticci. E allora, riassumo quello che ho detto poco fa. Sono live perché voglio farvi vedere un progettino molto carino che ho fatto in negozio, in un make and take e anche in un corso. Un'idea molto carina, secondo me, anche per un pensierino per vista del Natale. Usiamo la resina UV, la resina della Reschimica UV, è una resina monocomponente che asciuga, che catalizza con i raggi UV, che nel nostro caso sono la torcia UV, che è una torcettina che funziona a batteria. Ecco qui, adesso vi faccio vedere un'altra. Basta svitare qui, si inseriscono tre batterie, tre stilo mini stilo. E devono essere belle cariche perché la resina UV ha bisogno che i raggi UV proprio siano belli intensi per catalizzare. Catalizzare vuol dire indurire. È monocomponente, quindi a differenza della bicomponente non ha bisogno di catalizzare, non catalizza attraverso un componente chimico, e questo lo rende molto comodo, perché non abbiamo margine di errore, prima di tutto, perché quella che utilizziamo è quella che cioè, viene usata, quella che ci serve per il progetto, quella che viene usata, mentre se noi andiamo a miscelare due componenti, poi se ci avanza della resina che non utilizziamo va persa, quindi è comunque comoda anche per questo motivo qua.
ha un bel dosatore, un piccolo, come dire, una punta piccolina, quindi precisa anche. E niente, allora iniziamo. Allora, voglio farvi vedere questo metodo, diciamo, che ho usato durante un make and take che mi ha fatto anche qua in negozio. Non vedo i commenti di Facebook così, però mi spiace, poi li leggerò alla fine perché non li vedo. Mi sono coperta i commenti di Facebook. Vedo quelli di Instagram, ma non quelli di Facebook. Quindi scusatemi, devo un po' prenderci la mano con questa cosa della doppia diretta, che mi risparmio un sacco di tempo, però in effetti devo un attimo prenderci la mano. E quindi questo metodo è molto particolare, molto carino. Abbiamo fatto un corso e tra l'altro una cliente ha utilizzato questa una foglia di, oddio, di felce ed è venuto veramente molto carino. Allora, poi vediamo magari anche metodi classici con il classico stampo, che ci permette appunto di fare un ciondolino, qualcosa, di prefissato. Questo qua è proprio un modo un po' diverso di usare la resina monocomponente. Allora, quello che vado a fare è devo avere innanzitutto un tappetino in silicone. Questo ci serve perché il silicone fa sì che la resina non si appiccichi a una superficie, quindi è essenziale avere un tappetino in silicone, una foglia essiccata. Questa è proprio stata, l'ho raccolta io nel giardino di mia madre, l'ho seccata in un libro, quindi basta che sia una foglia secca, e, o un fiore, anche quello che volete, e andiamo a versare la resina direttamente sulla foglia. Ok, quindi vado dal sotto al sopra, vado a mettere la resina. A questo punto inizio ad andare anche un pochino verso le foglie. Quello che devo fare è proprio come spalmare la resina sulle foglie per andare a coprire tutte le parti della mia fogliolina. Ce ne vorrà sicuramente un po'. Se in questo momento, se mi state scrivendo, non vedo, non vedo. Cercherò di guardare dopo. Su Instagram li vedo, ma in questo momento sono concentrata, non sto vedendo lo schermo. Più tardi magari do un'occhiata. Però appunto in questa fase io devo andare a spennellare la resina e andare a ricoprire le foglie. Quindi in realtà usando, chi è venuto a fare il make and take, dicevo di non andare fuori dalla superficie della foglia, perché non ho dato alle partecipanti del Make and Take un Make and Take. Sono i nostri corsi gratuiti. Organizziamo sempre dei corsi gratuiti per imparare delle tecniche nuove, e durante appunto questo Make and Take non avevo sufficienti piani in silicone per tutte quante, quindi l'avevamo fatto su un piano, un fazzolettino, insomma, ma questo ovviamente ci impedisce di andare fuori dalla foglia, perché se la resina va sul fazzolettino si è impattata tutto al fazzolettino. Invece in questo caso è molto meglio, perché io proprio posso anche andare fuori dalla fogliolina e si asciugherà la resina senza grandi problemi. Allora, ho dato il primo strato nella parte davanti. Ok. A questo punto, per esempio, anche allora qui magari posso anche, visto che posso anche andare a riempire alcuni spazi tra una foglia e l'altra per rendere il tutto anche un pochettino più resistente. A questo punto, per esempio, durante il corso che abbiamo fatto, la cliente dalla quale prendo ispirazione, perché poi mi date un sacco di ispirazioni voi ogni volta, ha preso il Remida Oro, quindi questa polverina che ciao Marghe, questa polverina dorata che usiamo spessissimo, soprattutto sotto Natale e tanto nello scrap anche, però siccome appunto è una polvere metallica dorata, anche nella resina può essere assolutamente inglobata, io vado a prendermi un po' di Remida e vado a metterci proprio delle piccole spolverate, così.
dà proprio un tocco dorato. Adesso forse ne ho messo fin troppo, la mia cliente l'ha fatto più bello. Ok, adesso vado semplicemente a utilizzare la mia torcia per catalizzare. Chi ha il fornelletto UV per le unghie va benissimo, anzi ancora meglio, perché almeno non devi stare con la torcettina ad aspettare. Ma allora, connessione debole su Instagram, molto bene. Dicevo, non dobbiamo stare ad aspettare che la torcettina, cioè con la torcia in mano, ma ficchiamo tutto il nostro progetto dentro il fornellettino e basta. Però vabbè, comunque non ci vuole tanto per fare per catalizzare la resina UV, quindi in realtà non è, cioè nel senso, se ce l'avete a casa bene, se no la torcettina è più che sufficiente. Catalizza, come dicevo, proprio in poco, in pochissimo, qualche minuto, insomma un minutino. Poi per controllare com'è lo stato, diciamo, della mia foglia, vado a picchiettare un pochino con un bastoncino per capire se è appiccicoso. Ancora un pochettino, catalizziamo ancora un po'. Consiglio di fare piccoli strati per volta, cioè di non caricare subito eccessivamente con di resina, ma piuttosto fare più strati, ripetere gli strati, in modo che non rischiamo che rimanga, come dire, appiccicoso. Questo qua si sta catalizzando. Poi, ecco, evitate di mettere subito il ditino, perché vi rimangono poi le ditate. Ok, però direi che ci siamo. Come vedete, ci vuole pochino, poco poco. Qui in realtà ne ho messa tanta, cioè mi rendo conto che forse potevo metterne un pochettino di meno, mettendola forse qua. Ho messa tanta, però non dovrebbe essere un grande problema. Siamo giusto qualche secondino in più, ma dovrebbe aver già catalizzato. Ok, a questo punto vado a piano piano a staccare dalla base la mia foglia, ok, e la vado a girare. Ora sotto, come vedete, non l'ho messa tanta, non ha catalizzato benissimo, però fa niente, perché adesso io vado a girare la mia foglia, vado a mettere anche qui la resina, quindi vado a mettere, magari in questo caso ne metto uno strato un po' inferiore, insomma non mi serve che sia così accentuato, anche perché questo per me è il dietro, quindi mi serve solo da, come dire, per vetrificare la foglia, non tanto per renderla bombata, insomma, per dare un effetto bombato, ma solo per vetrificarla. Quindi vado a spalmare per bene fino alla fine della foglia. Così. Voilà. Ok, e ora vado a catalizzare nuovamente. In questo caso ci vorrà anche un pochettino di meno, perché proprio ho messo poca resina, non ho messo tantissima resina, quindi qua ci vorrà un pochettino di meno. Questo la vorrò far diventare una spilla, quindi allora ho un po' di problemi di connessione ovviamente su Instagram. Mi sono andata a prendere una base di una spilla, e questa la andrò ad attaccare nella parte dietro della foglia. Ho un po' di problemi di connessione su Instagram, mi spiace per chi mi segue di lì. Sono sul retro del negozio, dove non si sa perché prende meno la connessione. Ovviamente il mio tecnico informatico, che è mio marito, quando gli chiedo di verificare questa cosa, invece internet va sempre benissimo, quindi non riusciamo a capire qual è il problema, ma va bene, fa niente. Ok,
Qualcuno mi ha chiesto se la torcia UV è pericolosa. Allora, non è una torcia laser, quindi non ci sono, pericolosa nel senso per gli occhi, per la vista. Non è una torcia laser, quindi vi direi che non è così pericolosa. Ovviamente, puntatevela negli occhi e non. Cioè, come i raggi solari, insomma, ora non vi dico di mettere gli occhiali da sole, ma non puntatevi comunque la torcia negli occhi, tutto qui. Per il resto direi che non ci sono particolari controindicazioni. Ok, allora la mia fogliolina è pronta, si è anche catalizzata per bene, guardate che bella che è una bellissima fogliolina che è diventata una spilla. Se voglio renderla un pochino più tridimensionale, vado semplicemente a dare un altro strato per renderla un pochettino più bombata, diciamo, però già così è piuttosto, come dire, solida. Ha delle parti fragili, perché per esempio la puntina, secondo me, si spezza se vado a fare così, quindi insomma, se volete renderla un pochettino più solida, potete comunque mettergli più resina per renderla più robusta. Per mettere la spilla, io cosa faccio? Vado a prendere la base della mia spilla, vado a mettere un pochino di resina nel punto in cui voglio mettere, appoggiare la spilla, appoggio la spillettina e catalizzo. Così facendo si incolla perché la resina si indurisce e ingloba la mia spilla. Quindi questo è un modo per incollare un elemento, cioè la resina stessa è un collante per la resina, per aggiungere degli elementi alla resina. E qua dobbiamo aspettare giusto qualche secondino, ma vedete, si è incollata. È assolutamente salda. Voilà, non è bellissima? La trovo molto molto carina e molto molto originale. Ok, questo era il metodo in realtà che mi premeva farvi vedere perché è una cosa piuttosto originale, diciamo, che carina, che ho fatto vedere recentemente. Faccio vedere brevemente anche un altro metodo. Allora, questi sono per esempio gli stampi che ci permettono invece di fare il nostro ciondolino con la forma dello stampo. Quindi vado a utilizzare questo come base, diciamo. Oppure utilizzo gli open bezel, che sono queste cornici di metallo cave. Okay? Per utilizzare quelle abbiamo bisogno di uno scotch specifico, questo scotchettino qua, che è uno scotchettino, un adesivo che praticamente non subisce alterazioni col calore dei raggi UV. Quindi è specifico per quello, un adesivo, uno scotch normale non va bene perché a parte che ci abbiamo provato e alla fine rimaneva il aspettate questo, vediamo se allora perché alcuni open bezel hanno il ciondolino, ve ne vado a prendere un altro per spiegarmi, aspettate. Allora, alcuni open bezel hanno l'anellino rivolto verso di noi, quindi sono piatti, ok? Quello che ho scelto io, me ne sono accorta ora, invece ha l'anellino che è, come dire, è perpendicolare a noi, quindi non è piatto, ma è rivolto verso giù e quindi potrebbe crearmi uno spessore che mi fa sì che la resina scivoli fuori. Quindi in questo caso dobbiamo innanzitutto schiacciare bene lo scotch nel punto in cui c'è la parte alta, in modo che non scivoli la resina sotto. Se sporge particolarmente possiamo anche metterlo
su una superficie tipo così, no? In modo che questa parte qua non intralci con il, come dire, questa parte qua non faccia sollevare il mio open bezel. Allora, vediamo un po' cosa posso usare, perché poi questo magari lo uso. Allora mi vado a prendere, mi sono andata a prendere un altro barattolino, perché questo c'è il remida d'oro e quindi magari lo uso, vediamo. Ok, così. Allora a questo punto vado a mettere un primo strato di resina. Vediamo se è tutto, ok, si è appiccicato tutto bene. Vado a mettermi un primo strato di resina. E vado a riempire. Vado a spalmarlo in modo da riempire tutto lo spazio, cioè coprire tutta la base. Così. Quindi mi creo proprio un primo strato omogeneo che vada a crearmi una base. Secondo me posso anche stare così, non mi sembra dare particolarmente intralcio. E vado a catalizzare. Questo primo strato è importante perché mi crea proprio un primo strato omogeneo. Quando andrò poi a staccare il mio ciondolino, so che la parte frontale sarà bella, bella dritta. Quindi è importante lavorare in questo caso a strati. Il primo strato sarà questo, lo vado a catalizzare. Lavoro anche a strati perché catalizzare piccoli strati, come dicevo prima, è più facile avere un buon risultato, cioè evitare che si appiccicaticcia poi la foglia. Quindi questo primo strato lo vado a catalizzare bene e sarà bello asciutto e non avrò problemi. Ok. Io qua, a questo punto, posso usare dei fiorellini secchi da inglobare. Posso essiccarmeli io, oppure noi, per esempio, qua in negozio abbiamo alcuni fiori secchi, molto belli, per esempio la margherita, che è comunque difficile da essiccare, è sempre un po' complicato, essiccare e rendere bella. Questa, per esempio, è una di quelle essiccate. Sono vere, sono fiorellini veri, però sono essiccati da professionisti. E questa, per esempio, è una margheritina che ho raccolto in un prato e essiccato io. Cioè, c'è una bella differenza, insomma, è carina, ma sono assolutamente due mondi diversi. Quindi, in alcuni casi, consiglio di prendere il fiore essiccato, di comprarlo già fatto. Nella maggior parte dei casi, io vi consiglio di raccoglierli nei campi. Quindi appunto lascio a voi la scelta, però in realtà in questo caso voglio fare un'altra cosa, voglio usare degli elementi in carta per far capire che in realtà non è soltanto qualcosa che io posso usare con fiori essiccati, ma posso usare tanti altri elementi, metallo, la carta anche. Per esempio durante il corso al Make and Take qualcuno ha inglobato il quilling, quindi elementini in carta. Ah, dopo questo primo stratino, che si è asciugato per bene, vado a mettere un secondo piccolissimo strato, quindi resina. Vado a spalmare sempre la resina con il mio bastoncino. Questo è un bastoncino di silicone, quindi potrei usare un bastoncino di legno, ma il bastoncino di legno poi si impatacca tutto, insomma. Preferisco usare questo in silicone che poi lo pulisco, cioè semplicemente con un po' di Scottex lo vado a pulire, quindi è molto più comodo. Vado quindi a mettere un pochino di resina, non catalizzo, ma vado a mettere i miei elementini i miei elementini come si dice, in carta. Anzi, prima vado a mettere sempre un po' di remida oro sullo sfondo, perché era uno sfondo un pochino dorato, come se fosse proprio un po' una pioggia di ok, dorata, di metallica, dorata.
Ok, così. Poi vado a posizionare i miei alberelli. Uno. Questo è un momento di grande precisione. Se mi sta, perché non ho neanche pensato. Ah sì, guarda, mi sta giusto, giusto. Ok, uno. E quest'altro anche. Ops. Allora, uno e due. Vediamo se mi stanno, perché mi ero immaginata qualcosa, ma ovviamente quello che ci immaginiamo non è mai come viene. Ok, non mi piace questo alberello grande, ne prendo ne ho un altro più piccolino, quindi penso che userò l'altro più piccolino. Eccolo qua, quest'altro alberello piccolino. Vado a mettere questo. Ok. Uno e due. E vado a catalizzare, quindi vado a come a bloccare i miei alberelli. Ok, questa operazione mi serve per bloccare gli alberelli, perché a questo punto io vado a mettere la resina e a, per così dire, riempire il mio stampo. Anche qui posso farlo sicuramente anche a strati, in modo da non metterne subito troppo, però in realtà questo non è neanche troppo spesso come castone, come cornice. Guardo, adesso andrò davanti magari alla telecamera, ma guardo che non ci siano punti, soprattutto sul contorno, punti in cui ce n'è di meno, punti in cui ce n'è di più, e vado a catalizzare. Anche qui ci vorrà un pochino di più a questo punto, perché ne ho messa un po' di più rispetto a prima. Però come vedete posso assolutamente inglobare altri elementi oltre agli elementi naturali, ovviamente. Anche qua, in questa stellina qua, avevo messo proprio delle stelline argentate, della polvere argentata, sempre di Remida argento. Ok, quindi qua aspettiamo qualche... ci vuole un pochettino... Questo appunto l'ho fatto con un alberello di Natale, potete farlo con tante altre cose. E gli ho messo un pochino di remi d'oro, che però gli ho messo troppo poco, non si vede neanche alla fine. Però vabbè, sono tutte prove, insomma, uno poi veramente può sperimentare tantissimo con la resina, inglobare tante cose. Ci sono appunto tante forme, in questo caso non ci sarà una cornice, ma sono proprio degli elementi che hanno una forma che stabilisce il mio stampo. Tra l'altro questi stampi hanno tutti il buchino già, in modo che si crei il foro perché sia un ciondolino, insomma, per infilarci la collana, la corda. Ancora un pochettino. A questo punto probabilmente dovrei rimanere qua ancora un pochettino, ma vado avanti, poi me lo catalizzo più tardi eventualmente. A questo punto io vado a togliere la plastica, lo scotch. Ok. E allora in questo caso è assolutamente liscio, non è neanche tanto, come dire, non è opaco, come dire, è venuto bene, quindi posso lasciarlo così, tenerlo così,
guardate che carino, col mio alberello di Natale inglobato. Però se nel caso in cui vi si formasse una parte più opaca, potrei passarci ancora un po' di resina per renderlo un pochettino più lucido. Però già così è molto carino. E tra l'altro ha catalizzato, non devo neanche ripassare. Quindi questi sono i due progettini che ho fatto adesso con voi. Questa qua è una spillettina perché ha dietro la parte per farla diventare una spilla, mentre questo qua è un ciondolino fatto con un castone. E niente, ci tenevo a farvi vedere la resina perché monocomponente, perché è molto facile e si possono fare tante cose, per cui mi piaceva proprio l'idea di proporvela come un'attività da fare, magari appunto in vista del Natale. Vi vorrei far vedere i vari stampi che ho, quindi adesso vi porto un attimino le varie proposte che ho. Oltre ai vari castoni, ovviamente, e ai vari strumenti, quindi la resina che c'è nella versione 60 grammi e 100 grammi, poi abbiamo la torcia, tutto quello che serve, le polveri metalliche che sono i Remida. Ci sono tanti tanti stampi, sono stampi in silicone e ci sono diverse forme, sia appunto monoforma, cioè tutte gocce. Questa è molto carina, che fa tipo degli archi. Abbiamo delle forme un po' più dei triangoli allungati, degli ovali allungati, delle forme molto particolari. Oppure ci sono dei cuoricini, oppure ci sono degli stampi misti, come questi. Questi, per esempio, hanno tanti elementi. Questi sono fantastici per fare degli orecchini, per esempio. Quest'altro anche che è misto, è molto molto carino. Vediamo anche questo. Quindi, insomma, ci sono un po' di stampi che hanno delle forme miste per chi appunto vuole. Vedete questi come sono carini anche con proprio piccoli piccoli per fare magari tipo degli orecchini piccolini. E ce ne sono tanti altri in realtà, tante forme anche a monoforma, diciamo. Va bene, vi ringrazio. Questo era quello che oggi avevo intenzione di proporvi. Spero di avervi ispirato per qualche vostro progettino fai da te. E vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e alla prossima. Ciao ciao! Aspettate che non riesco più. Ok, cerco di come dire, terminare, ma non riesco.